servizio, perché è una manovra che ha stanziato tanti fondi per combattere quella che è l'emergenza energetica, il caro bollette, un caro bollette che grava sempre più sulle famiglie che devono attingere dai loro risparmi. Allora, vediamo. Con le bollette lievitate a dismisura e in generale rincari dei prodotti esplosi per l'inflazione, chi aveva un salvadanaio non ha esitato a romperlo. Da luglio a ottobre gli italiani hanno messo mano ai risparmi. In soli 3 mesi famiglie e imprese hanno prelevato dalle proprie riserve 50 miliardi di euro. Sono diminuite insomma del 2,4% in appena 90 giorni. A dirlo il centro studi di un'impresa che ha elaborato i dati della Banca d'Italia. Gli aumenti delle bollette si sono tradotti in una erosione dei depositi e hanno fermato la tendenza all'accumulo che continuava ininterrottamente da oltre 3 anni. A fine 2019 i risparmi accantonati valevano 1.823 miliardi, saliti a 1.956 l'anno seguente e a 2.075 nel 2021. Lo scorso luglio la quota era 2.097 miliardi di euro, ma a ottobre questa somma è scesa a 2.047. I conti correnti, la forma di accumulo più utilizzata da imprese e cittadini, hanno subito la riduzione più consistente, mentre più lineare è stato l'andamento delle altre forme di deposito. Come segnala un'impresa, un deflusso così improvviso può mettere in difficoltà le banche e tradursi in condizioni meno vantaggiose, per esempio sui mutui. La richiesta della presidente Giovanna Ferrara al governo è di avviare il prima possibile un piano straordinario di interventi pubblici e di sostegni. Intanto